Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Io sono Martina e oggi ti parlerò del mio ritorno su YouTube. Mamma mia, quanto tempo era che non facevo questa intro, perché sì, sono ben 8 mesi che non pubblico un video su YouTube. E quindi oggi parliamo di questo, di perché ho deciso di tornare su YouTube, che cosa è cambiato nella mia vita in questi mesi, e insomma facciamo un bel recap e un bel aggiornamento. Prima di iniziare, come sempre, ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanella. Adesso che ho ricominciato a pubblicare video su YouTube, riceverai una notifica ogni volta che ne uscirà uno nuovo. E seguimi anche su Instagram, dove sono attiva ogni giorno, mi trovi come Martina Tazza. Cominciamo! Dicevamo appunto del mio ritorno su YouTube. La prima domanda da farsi è: sto facendo la cosa giusta? Non lo so, vedremo, sarà il tempo a dirmelo. In realtà vi racconto un po' che cosa è successo negli ultimi mesi, anzi direi che i grandi cambiamenti nella mia vita sono avvenuti recentemente. Infatti a febbraio ho dovuto lasciare il mio lavoro che facevo da ben 6 anni perché era diventato incompatibile con la mia vita da mamma e questa decisione chiaramente è stata molto sofferta. Da quando ho lasciato il lavoro, quindi sto cercando di capire che cosa fare della mia vita, quindi quale strada intraprendere, anche perché sono una persona piena di passioni, ma ancora non ho trovato il modo di renderle il mio lavoro e quindi alla fine mi trovo in una situazione di incertezza in cui non so bene quale sia la strada giusta per me. Nonostante io sia una persona molto forte, perché tendenzialmente le situazioni difficili sì, mi buttano giù, sono un essere umano, però non per molto tempo, nel senso che riesco presto a rimettermi in piedi e a indirizzare le mie forze verso la soluzione del problema o comunque verso una ripresa. Devo dire che ritrovarmi a 34 anni senza lavoro chiaramente mi ha un po' destabilizzato e quindi sono in un momento un po' particolare della mia vita in cui sto cercando di capire che cosa desidero davvero e che cosa mi renderà felice nel mio futuro. Ma parliamo adesso un attimo del motivo per cui ho deciso di lasciare YouTube 8 mesi fa. La spiegazione è davvero molto semplice: creare video su YouTube richiedeva tanto tempo, tante energie e avevo pochi risultati. Che cosa intendo per lavoro e risultati? Allora, il mio lavoro consisteva nello scrivere, ideare chiaramente, scrivere i video, registrarli, spesso anche con l'aiuto di mio cognato che metteva a disposizione la sua attrezzatura professionale, quindi anche dei video in alta qualità, veramente, poi editarli, pubblicarli, riuscire a rimanere costanti nella pubblicazione dei video durante tutto l'anno, quindi insomma richiedeva diverso tempo, ecco, la creazione di ogni singolo video e il mantenimento del canale. Che cosa intendo invece per risultati? La crescita del canale e le visualizzazioni. Non ho mai pensato di guadagnare milioni su YouTube, però insomma diciamo che con il tempo e le energie che mettevo in ogni singolo video mi ritrovavo un canale che cresceva ad una lentezza a tratti snervante e un numero molto basso di visualizzazioni. Quindi in quel momento della mia vita, 8 mesi fa, ho deciso che preferivo lasciare da parte YouTube per un tempo più o meno lungo, non avevo davvero idea se avrei ricominciato oppure no a pubblicare video e dedicarmi ad altro, quindi ho portato avanti il mio profilo Instagram e ho seguito altri progetti. Aggiungo anche che il fatto di essere diventata mamma quasi 4 anni fa chiaramente ha cambiato molto la mia vita, quindi il tempo da dedicare alle mie passioni è un po' diminuito, ovviamente, e quindi ho preferito lasciare da parte l'attività che mi dava meno soddisfazione e portare avanti quelle che invece mi davano dei risultati. Adesso ho appunto lasciato il mio lavoro, quindi mi sono ritrovata con del tempo in più e quindi vi racconto quali sono i due grandi traguardi che sono riuscita a portare a termine in questo periodo di tempo, quindi da febbraio ad ora. Il primo è la creazione e pubblicazione del mio nuovo videocorso di mindfulness. Si chiama Spazio Mindfulness, lo trovate sul mio sito, vi lascio il link qui, spero di indicare la direzione corretta e giù nell'info box, così potete andare a vederlo e ad acquistarlo. È un videocorso
Ci sono oltre 20 video in cui vi parlo della mindfulness, di come portarla nella nostra vita, di come questa può servire per superare qualsiasi ostacolo noi incontriamo, dalla gestione dello stress al dolore, al rapporto con gli altri, oltre che con noi stessi, insomma, come riuscire ad essere più felici qui e ora ogni singolo giorno della nostra vita. Insieme ai video ci sono anche dei PDF che servono, diciamo, per auto-analizzarsi, per autoconoscersi e ben 6 meditazioni audio registrate da me totalmente inedite. Quindi questo per me è stato un grandissimo traguardo, era uno dei miei obiettivi del 2024 e sono felicissima del risultato. È un corso davvero completo che sono sicura troverete illuminante. E il secondo grande obiettivo che ho raggiunto da quando ho lasciato il mio lavoro è stato finire la revisione del mio nuovo romanzo che verrà pubblicato a breve entro l'anno dalla casa editrice Algra Editore, che ha pubblicato anche il mio primo libro. Trovate il link del libro nell'info box e che appunto è la casa editrice che pubblicherà anche il mio secondo romanzo. Io davvero non vedo l'ora. Capirete dunque che queste ore libere che mi sono ritrovata a vivere nelle mie giornate, non dovendo più andare in ufficio, mi hanno permesso di portare a termine due grandi progetti che avevo per questo 2024. E quindi ho pensato di sfruttare queste ore appunto per riprendere a registrare video per YouTube. Inoltre, a me è sempre piaciuto girare video, lo vedete anche su Instagram perché pubblico con molta più frequenza e quindi diciamo che è qualcosa che avevo anche voglia di tornare a fare e YouTube mi permette di fare anche dei video un po' più lunghi dove ho modo di spiegare bene tutto quello che vi devo raccontare. Quindi da questo momento riprenderò a pubblicare video su YouTube e continuerò a farlo fino a che la mia vita non avrà preso la sua direzione. Sono dell'idea che sia giusto sfruttare appieno quello che la vita ci dà in questo momento e quindi ho deciso di seguire il flusso. La vita in questo momento mi sta dando tempo e io quindi decido di sfruttarlo così, tornando su YouTube. Che cosa cambierà nel canale? Quasi niente in realtà, continuerò a parlare di tutte quelle cose che mi appassionano. I libri, che sono stati il primo motivo per cui ho deciso di iniziare a pubblicare video e di mettere la mia faccia online, ma parlerò anche di scrittura e di crescita personale, perché oltre ad essere un'insegnante di yoga, io sono anche un'insegnante di mindfulness, quindi mi piace parlare. Condividere, ecco, con voi quello che ho imparato, quello che so, dei piccoli suggerimenti o spunti di riflessione per migliorare la nostra vita. E poi ci saranno chiaramente i vlog che non vedo l'ora di ricominciare a portare qui su YouTube, perché davvero mi piace moltissimo girare vlog e portarvi con me, nelle esperienze più belle della mia vita. L'unico argomento che, ci sarà un po' meno sarà l'argomento dell'adozione. Quindi spero di non deludere nessuno, però sul mio canale c'è già una lunga playlist piena di video che parlano del nostro percorso adottivo. Ormai nostra figlia è con noi da quasi 4 anni, quindi tutto quello che avevo da dire, da raccontare, c'è già su questo canale e fino a che non cambierà qualcosa o magari riusciremo a adottare nuovamente, che è il nostro desiderio, quindi a dare un fratellino o una sorellina a nostra figlia, per il momento non c'è altro, ecco, che devo aggiungere a tutto ciò che ho già raccontato sull'adozione. Per piccole pillole sull'adozione, riflessioni, eccetera, vi rimando sempre a Instagram, dove continuo a raccontare quello che succede nella nostra quotidianità familiare. Bene, ragazzi, questo video riassuntivo delle mie scelte, le mie decisioni, ciò che è cambiato nella mia vita, finisce qui. Io spero davvero che siate felici di vedermi nuovamente su YouTube. Io sono felice di essere tornata e spero davvero che questo sia l'inizio di qualcosa di bello e di grande, veramente. Me lo auguro con tutto il cuore, io ci metterò il massimo dell'impegno come faccio sempre con tutte le cose che amo. Allora io vi saluto e ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao!